Amiche ed amici di Parma Talk, buon lunedì, ben ritrovati. Torniamo in diretta nel nostro consueto giorno alle 18 e qualche minuto, 18:08, dopo qualche problemino con la sigla, però siamo qui. Gli scherzi del primo aprile dovevano essere passati, ce li siamo portati dietro con una settimana, ma siamo tornati in diretta dopo la puntata di Pasquetta del primo aprile dello scorso martedì. Con il Parma Talk abbiamo intitolato questa 24esima giornata un solo punto a Bolzano e ci siamo chiesti, anche per spronare i crociati, è l'ultima fermata, è l'ultima sosta che si può concedere il Parma in questo rush finale del campionato di Serie B? Lo chiediamo a voi, amici da casa, che ci starete seguendo in diretta streaming sui nostri canali web e social, YouTube, Facebook, Instagram, sono le solite piattaforme, vi aspettiamo per i commenti, ma soprattutto lo chiediamo agli ospiti di questo lunedì. Li andrei a presentare con il contributo della nostra regia. Carletto, allarghiamo pure l'inquadratura per salutare e dare il ben ritrovato al nostro Leonardo Gabelli, come sempre in questo 2024. Al mio fianco, ciao Leonardo, con il microfono, Ciao, puoi buonasera a tutti. salutare tutte le tue fan, i tuoi fan, ma Signore e soprattutto, signori, Leonardo Gabelli. esatto, grazie regia, e soprattutto avrà tanti fan, anche perché ha un fans club, per chi non lo sapesse, il fans club è Aquila, Alessandro Melli, ciao Sandro, ben trovato. Grazie, ciao, grazie per l'invito. Grazie, grazie a te per la partecipazione, è sempre bello ritrovarti. Voglio un applauso anch'io, eh. Voglio un applauso Eccolo, glielo anch'io. dico. Scocciante, Sandro Melli se lo merita. Se lo merita non solo come ex Parma, ma anche come papà. E quindi in questo momento papà a tempo pieno che deve andare all'allenamento di pallavolo della figlia. E intanto fa due chiacchiere con noi, giustamente Sandro, il Parma ci fa parlare. Ho preso un impegno con te, mi sembrava giusto mantenerlo, nonostante mia moglie mi ha detto che oggi devo andare a prendere mia figlia a pallavolo, che sta arrivando adesso, La fa parte saluteremo. Fa parte della del diretta. fare papà, funziona così. Come? Com'è che si chiama la figlia? Ginevra. Quando sale Ginevra, poi la salutiamo perché diventerà parte integrante della trasmissione. Comunque si capisce chi comanda i Casamelli. E io ringrazio Sandro però per essere qui con noi. Si scherza, ovviamente. E poi, ultimo ma non per importanza, anche un gradito ritorno. Quello dell'allenatore, nonché membro di Parma Partecipazioni Calcistiche, Matteo Volpi. Ciao mister. Ciao, Ritrovato, il contributo di Matteo è importante per così analizzare dal punto di vista tattico la partita di Bolzano, che è stata piuttosto spigolosa, come ha definito anche Pecchia in conferenza stampa. Avremo poi un ospite gradito anche in corso di questa trasmissione. Intanto partirei con i primi botta e risposta di questa puntata, la 24esima. Allora, cari ospiti, vi sottopongo il primo titolo di giornata che ci siamo dati in Alto Adige, un Parma a basse frequenze. Leonardo, faccio partire da te il giro, vediamo se con la tua opinione stuzzichi un po' anche Sandro e Matteo. Allora, che Parma ti è sembrato quello visto al Druso di Bolzano? Beh, sai, forse per la prima volta dopo tanto tempo, anche dopo la sconfitta della giornata scorsa, questo Parma è sembrato un pochettino con meno benzina rispetto ad altre partite, perché meno elettricità, meno ritmo, frequenze più basse, come hai scritto tu stesso nel titolo. Insomma, è vero che non ha rischiato sostanzialmente niente contro un Sudtirol che comunque alla scorsa in casa aveva vinto 3-0 contro la Cremonese, per cui proprio una squadra, non è una squadra di secondo piano, come ha detto anche Pecchia. Però c'è sempre questa sensazione al termine delle ultime partite del Parma che il Parma stesso avrebbe potuto fare anche qualcosina di più, mettiamola così. Avrebbe potuto fare qualcosa di più, lo chiedo anche a Sandro Melli, Matteo Volpi, intanto arrivano anche già i primi commenti da casa, c'è già uno spettatore, Lorenzo, che chiede a Sandro qual è il suo gol più importante, magari risponderemo dopo a questa curiosità, intanto
Facciamo sistemare Sandro e allora direi prima Matteo e poi andiamo anche da Sandro con il suo parere. Matteo, allora, questo Parma avrebbe voluto fare qualcosa di più a Bolzano? Credo che la valutazione della partita di Bolzano sia un po' condizionata dalla sconfitta in casa con il Catanzaro, perché se con il Catanzaro tu avessi fatto una vittoria o comunque punti, secondo me un pareggio a Bolzano sarebbe, secondo me, stato preso in maniera diversa, anche perché il Suttiro veniva da 3 partite in casa, 3 vittorie. Come dicevi tu, l'ultima in casa con la Cremonese aveva vinto 3-0, è una squadra che ha tanta esperienza campo dietro e davanti a degli attaccanti che sono scomodi, quindi il Parma è vero che magari non è stato brillantissimo nei suoi giocatori più importanti, però insomma non ha concesso praticamente niente. Secondo me a Bolzano è un buon punto, ecco, forse bisogna recriminare sulla partita in Catanzaro, quello sì. Ah, manca qualcosa e c'è da andarlo a ricercare nella partita di settimana scorsa. Sandro, tu come la vedi questa analisi fatta da Matteo Volpi, ma anche da Leonardo Gabelli? Il mister dice se mancano dei punti erano da prendere col Catanzaro, a Bolzano ci sta anche il pareggio, mentre Leonardo dice c'era da fare qualcosa di più. Ma sono tutte considerazioni giuste, nel senso che sicuramente se facevi punti con Catanzaro saresti andato a Bolzano un po' più sereno e sicuramente io credo che ci sia un leggero calo psicofisico, ma c'è che adesso stanno giocando con la classifica, nel senso che guardano la classifica, a mio avviso, e ci sta, sei sul rettilineo, hai un buon vantaggio, scusa che sono in macchina, devo stare un po' attento, hai un buon vantaggio e quando sei sul rettilineo con un buon vantaggio può capitare che tu guardi dietro come sono gli altri. E allora anche un pareggio a Bolzano non è una cosa così negativa, io la vedo come una cosa positiva, obiettivamente. Stanno giocando guardando la classifica e ci sta, Ci sta, qua devo chiedere un parere però al mister Matteo Volpi. La classifica la guardiamo anche noi, scorrere in sovraimpressione, noi siamo belli tranquilli, non dobbiamo poi andare in campo. Quanto influisce su una squadra anche giovane, se vogliamo, come quella del Parma, avere tanto margine di vantaggio e vederlo un pochettino assottigliare? Ora io non la farei neanche così tragica, perché sono sempre 5 punti sulla seconda e 7 sulla terza. Però Sandro Melli ci diceva la classifica la guardano anche i giocatori. Sì, anche se lì non si sa mai se il fatto di essere un gruppo giovane va a favore o va contro, perché magari un gruppo giovane, la leggerezza di essere giovani magari ti fa essere un pochino più incoscienti e quindi andare in campo per giocarti la tua partita sempre senza, diciamo, farsi prendere dalla negatività. Quindi non lo so, a me sembra che il Parma le prestazioni le stia facendo, anche insomma a Bolzano la partita l'ha fatta praticamente sempre il Parma. Credo che gli avversari conoscano un po' di più il Parma, perché io vedo che ci sono formazioni tipo quella di Suttiro, che sabato ha fatto fallo automatico su Bernabé, ha raddoppiato costantemente Dennis Mann. Probabilmente le squadre avversarie ti conoscono un po' di più rispetto all'andata e fai un pochino più fatica a sviluppare il gioco che sviluppa. Bernabé secondo tempo, quando saltava il primo uomo gli veniva fatto fallo sistematico, interrompevano sempre l'azione. Quindi vuol dire che c'è studio da parte degli avversari sul Parma e il Parma probabilmente questo un po' lo sta risentendo. Ma io sono convinto che già insomma per il finale di stagione il vantaggio è importante, come dice Sandro, un po' la gestione, insomma, possiamo stare tranquilli, secondo me. Ecco. Matteo, dicevi, gli avversari studiano il Parma, no? E quindi c'è un po' di conoscenza che viene assimilata da parte degli avversari. Melli e poi Gabelli. Parma però vediamo che va sempre avanti con lo spartito che il maestro, il direttore d'orchestra Pecchia vuole che venga poi eseguito. Sandro, secondo te questo è un plus o è un minus? Cioè il fatto che il Parma sia sempre questo, nel bene o nel male? Ma direi che quando sei più forte, secondo me, è un vantaggio. E dunque il
Parma è più forte, è giusto che faccia il proprio calcio, il proprio gioco e che guardi nella maniera giusta gli avversari, ma che non si adegui più di tanto. Cioè, è giusto che, io credo che studieranno, vedranno gli avversari, però poi alla fine sei il più forte e la partita la voglio fare come, come dico io. In futuro, se andremo in Serie A, credo che sia una cosa un po' diversa, nel senso che è giusto avere la tua mentalità, un tuo modo di pensare, il tuo modo di giocare, però troverai avversari sicuramente più forti e dovrai anche lì trovare delle alternative, delle soluzioni che sono diverse, perché comunque non sempre potrai fare quello che vuoi, ecco. Dunque, questo qua secondo me andrà modificato. In Serie A probabilmente il Parma dovrà adattarsi, anzi senza probabilmente, alle avversarie più forti. Leggiamo qualche commento da casa, poi faccio rispondere anche a te, Leonardo. Vedo qui un tuo omonimo che ci scrive spesso su YouTube, lo salutiamo. Chiediamo la pratica il prima possibile, sono fiducioso, ma ci sono tre squadre dietro di noi, non una sola. Forse abbiamo meno energia per la preparazione allo sprint finale nella sosta, si chiede Leo. Ecco. Poi Leo resta collegato perché... E nel finale di trasmissione proprio dedicheremo un capitolo a questo tema, alla rincorsa anche che stanno facendo Como, Cremonese e Venezia. Domanda per Sandro, Nicolo Gazzi, può essere che Pecchia nella sosta di Pasqua abbia fatto dei carichi di allenamento per essere più lucidi nelle prossime partite? E anche Lorenzo rivolge una domanda a Sandro, chiamandoti Ale, cosa ne pensi dell'arbitraggio contro il Parma, sempre ingiusto, non togliendo che comunque il Parma deve impegnarsi per vincere. Allora, questo era un po' quello che diceva anche Matteo Volpi poco fa, no? Falli sistematici su Bernabé. Faccio replicare subito Sandro, così poi andiamo da Leonardo. Arbitraggio contro il Parma, se ti è sembrato di vederla così anche a te come a qualche spettatore, e se Pecchia può aver fatto una preparazione ad hoc per il finale. Allora, sul discorso della preparazione non lo so, bisognerebbe conoscere chi è che segue gli allenamenti, può anche darsi, però non credo che adesso mancano un mese e mezzo, cioè faccio fatica a pensare a una preparazione particolare, un richiamo particolare, però ci sta tutto nel calcio d'oggi. Su quanto riguarda il discorso dell'arbitro, l'arbitro secondo me ha fatto la sua partita, ha sbagliato clamorosamente nell'episodio del rigore. Il resto, secondo me, la gestione è stata abbastanza normale, non sto lì a mettergli la croce addosso. Sul rigore, obiettivamente, ha sbagliato in maniera clamorosa. Dopo non so lì come funziona col VAR, non VAR, che è una macchina che è talmente infernale che difficilmente si riesce anche a capire come gestirla. Però obiettivamente quello è rigore netto. Ti riferisci ovviamente al fallo di Masiello su Bonnì, non al tocco di mano nel primo tempo. No, sì, quello di mano obiettivamente non credo neanche l'abbia fatto rivedere, almeno io sì. Non l'ho rivisto, dunque non faccio, poi l'hanno fatto rivedere. Ma quello di Bonnì è sicuramente rigore. Detto da chi ha giocato e attaccava le aree avversarie, insomma, Bonnì prende posizione, Masiello gli frana addosso da dietro. Lui un po' si lascia andare come fa parte del gioco, è capitato a noi attaccanti, un po' ti lascia andare, perché se vuoi sta su, questo è fuori di dubbio. Però è anche vero che lui gli crea sicuramente fastidio, gli crea una problematica e lui si sente toccato e cade, per me è rigore, ecco. Con tutti i rigori che vedo in giro, questo è più rigore di tantissimi altri. Sì, c'è stato poi anche un caso, Leonardo, in Serie A in Milan-Lecce, abbastanza simile a quello di Almquist, che poi è stato travolto da Teo Hernandez, con in questo caso l'attaccante che prende posizione e copre palla. Chiedo anche a te cosa ne pensi, se vuoi fare una disamina su questa singola azione. Sono abbastanza simili, anche se poi per certi versi sono diversi. Lì è più spalla a spalla, anche se poi Hernandez, secondo me, entra con troppa foga e poi apre molto il braccio, e per me quello è rigore. Quello è rigore anche. E l'altro invece Bonnì è proprio davanti a Masiello, dunque ha totalmente preso
preso proprio la posizione, e dunque di conseguenza Masiello con la foga non si ferma, magari cerca di rallentare ma non riesce a farlo in maniera totale e travolge l'attaccante del Parma, e così è stato anche travolto un attimo Sandro nel collegamento, è sparito momentaneamente. Speriamo di no che stava guidando. Il collegamento l'ha travolto, però aspettiamo che Sandro rientri. Nel frattempo salutiamo Mattia che ci scrive da Trento, soprattutto in questo caso saluta Leonardo. E Mattia diceva, posso dire che il buon Sandro Melli avrebbe piattato il gollonzo ai miei cugini rivali, adesso è andato via Sandro, glielo riferiremo. E Leo, allora, venendo da te, questo episodio era rigore, non era rigore, ma insomma l'ha analizzato a fondo Sandro, e ti chiederei invece se il Parma, insomma, può avere, diciamo, questo braccino, in questi casi si usa a volte questo termine, ne parlavamo anche prima con Mister Volpi, no? E anche Sandro Melli dicevano, la squadra incomincia a guardare la classifica, va da sé. Forse, insomma, non sono dentro allo spogliatoio, per cui certezze non ne ho, però un calo fisiologico io penso che sia anche comprensibile, cioè comunque il Parma ha vinto anche tantissime partite, l'ultimo che spreme tantissimo a livello psicologico, a livello di morale, insomma, se per una volta, perché alla fine si tratta di una partita, secondo me la scorsa, nonostante la sconfitta, la prestazione, la voglia, il carattere ci sono stati più che nell'ultima partita. Per questa volta, con un Sutirol che, ripeto, era tutto all'interno del proprio metà campo, ha tolto profondità, ha tolto spazi, ci può anche stare un attimo un calo di tensione. Prima di parlare di braccino, aspettiamo la prossima. Comunque la tensione è sempre alta nel Parma, altrimenti non ti avrebbe fatto quel filotto di vittoria all'ultimo minuto. Cioè, è vero che il Como è ancora un po' distante, ma non sei a una distanza di sicurezza tale da poterti permettere di staccare. L'età giovane può incidere, sì, ma fino a quando non ci sarà, fino a quando non saremo alla fine, non sapremo quanto ci sia di vero nel dire che il Parma ha avuto il braccino, ecco. Per quanto riguarda gli episodi arbitrali, sì, io sono chiaramente d'accordo con quello che ha detto Sandro, con quello che avete detto tutti, però io temo, a me non piace parlare tanto di queste cose perché temo che sia deresponsabilizzante nei confronti di giocatori invece che hanno prodotto poco. Al di là della questione rigore non rigore, sai, se come diceva Matti, se ci fosse stato meglio a sbatterla dentro, poi dopo anche dell'arbitro parli meno, il cui metro comunque è stato per il Parma di certo più penalizzante che non premiante. Lo riferiamo a Sandro Melli che si era un attimo scollegato, nel frattempo era arrivato questo messaggio del nostro amico da casa Mattia, che si scrive da Trento e dice se ci fosse stato Melli avrebbe fatto gol e avrebbe purgato i miei cugini di Bolzano. Ti voleva probabilmente anche un attaccante d'area di rigore. A proposito di attaccanti e il feeling con il gol, che un po' sta mancando al Parma, e apriamo il nostro secondo argomento di puntata, perché Pecchia ha rivoluzionato in modo particolare la formazione al Stadio Druso rispetto a quanto si era visto contro il Catanzaro. Quindi chiedo ai miei ospiti, Pecchia sconfessa quanto aveva detto, quanto aveva dichiarato in conferenza post Catanzaro? Parto da Matteo Volpi, poi avremo anche il contributo di una grafica che ci riassume i cambi tattici operati da Pecchia, sono stati ben 6 i volti nuovi, ma i cambi in campo 8. Il mister aveva detto di essere contento dopo la prestazione con sconfitta contro il Catanzaro, non è questa la grafica, eccola qui, e poi ci siamo ritrovati questa formazione decisamente rivoluzionaria a Bolzano. Cosa ne pensi, mister? Parto da Matteo Volpi. Sì, no, penso che lui abbia valutato in primis la partita di Catanzaro, dove effettivamente sia Bonni che Benedicek non avevano fatto bene. Forse io non mi aspettavo Bernabé fuori, ma insomma ci può stare, anche perché quelli che hanno giocato, effettivamente, quelli che abbiamo letto la formazione, insomma, che ci siamo un po' meravigliati, credo che siano stati tra i più positivi. Cyprien credo sia stato migliore in campo.
E poi, secondo me, ha voluto cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, perché il Parma sabato, quando costruiva, faceva abbassare uno dei due mediani, costruiva a tre, alzando molto i due esterni, Ainoa e Zagaritis, che andavano sulla linea dei centrocampisti. Quindi qualche cosa di... insomma, la prestazione è stata fatta. Secondo me devono ritrovare brillantezza giocatori importanti, che sono i Bonny, i Bernabei, i Dennis Mann, i Benedicak, che sono adesso obiettivamente forse non sono quelli del girone d'andata, però io sono fiducioso. Prima parlavate della preparazione, della sosta. Io credo che sia troppo, mister, a tal proposito. Da quello che so io, la metodologia di Pecchia non prevede richiami di preparazione, neanche in estate non fa preparazioni pesantissime, ma ogni settimana imposta al lavoro, lavorando su tutti gli aspetti sia fisici che tattici. Quindi non credo sia stato fatto un lavoro più pesante. Probabilmente ci sta, la sosta un po' ha spaccato un pochino il ritmo. Sabato a Bolzano c'era molto caldo, qualcuno magari l'ha sofferto più di tutti, anche perché storicamente le squadre di Pecchia nel giorno di ritorno fanno sempre meglio che nel giorno d'andata, quindi insomma è per quello che ci sono tanti aspetti che mi fanno essere fiducioso, e insomma dobbiamo cercare di essere tutti, l'ambiente in primis, molto positivo, perché leggo tante critiche sui social che secondo me sono un po' eccessive, che per una squadra che è prima in classifica dalla prima giornata. Leonardo, passo a te la palla se vuoi rispondere a quanto ha detto in questo suo intervento mister Volpi, e poi rivediamo anche la formazione. In rosso abbiamo evidenziato i giocatori che erano stati schierati dal primo minuto contro il Catanzaro, mentre in giallo ci sono quelli che hanno giocato contro il Südtirol. Leonardo, su questa rivoluzione, sulla preparazione e tutti i temi che ha toccato Matteo Volpi, sono a tua disposizione per essere confermati o ribattuti. No, come si fa? Come si fa a ribattere? No, allora io sono innanzitutto d'accordo sul fatto che il cambiamento tattico più importante sia stato sugli esterni, perché i due terzini questa volta erano belli larghi, salivano, a differenza magari di altre volte in cui è deputato la fase offensiva più a quello sinistro. Stavolta invece, se vai a vedere le posizioni medie del Parma, giocava proprio con un 2-4-4 franco, cioè erano altissimi. Poi dopo cambia qualcosa nel secondo tempo con l'ingresso di Bernabei, con la seconda punta, però il Parma è andato a Bolzano per giocarsela, ma alla grande, all'attacco, per cui anche secondo me in questo senso c'erano le intenzioni anche prima della partita di andare a giocare all'arrembaggio, e se qualcosa non ha funzionato, insomma, fa parte del gioco. E per quanto riguarda la preparazione, no, il richiamo di preparazione in una sosta di l'ultima, tra l'altro, di una decina di giorni in cui ne guadagni tre con i nazionali fuori, mi viene difficile credere che anche a livello di tempistiche che possono esserci riusciti, oltre al fatto che in realtà metodologicamente al giorno d'oggi sono ancora pochi gli allenatori che fanno quelle preparazioni spaccagambe, coi gradoni, ripetute, salite. Pecchia è un allenatore abbastanza moderno, per cui non credo che c'entri questo. Non ho visto neanche giocatori molto sulle gambe, penso che abbiano peccato un po' di intensità più che di resistenza, ecco, in questo senso, per cui anch'io sono fiducioso. Ripeto, comunque, consideriamo anche come ha giocato il Südtirol. Il fatto che tutte le squadre contro cui gioca il Parma ormai si chiudano a riccio deve far pensare, ecco. Magari oltre che cambiare giocatori, provare anche un qualcosa di nuovo e non affidarsi sempre alle solite cose, ma stiamo cercando il pelo nell'uovo. Sandro, ti faccio chiosare, intanto vedo che hai cambiato location, vedevo prima un bel parco alle tue spalle, un posto bucolico per collegarsi, bellissimo. Sulla rivoluzione di Pecchia, ti ha stupito che abbia cambiato così tanto a distanza di 4-5 giorni dopo quella che lui aveva giudicato una prova positiva? Ma no, ma penso che ormai voi addetti alle voi dovreste conoscerlo Pecchia, cioè nel senso che cambia formazione ogni settimana, che vada bene o vada male la partita della settimana precedente, lui cambia proprio un modo degli interpreti, proprio li cambia totalmente, soprattutto gli esterni, ma ovunque, anche i due centrali, in mezzo al campo, passa dal 4-2-4 al 4-3-3,
cioè, obiettivamente direi che è difficile, secondo me, prenderci le misure. È il suo modo di pensare. Ad oggi ha ottenuto risultati, dunque è giusto, ha ragione totalmente lui e dobbiamo fidarci di lui, nel senso che credo che sia la persona giusta che ha in mano la squadra. Dunque non è, non la vedo, non sono preoccupato sotto questo aspetto qua. È una squadra che... No, concludi pure, poi ti faccio una domanda. No, concludi pure. No, quello che dico io è che se uno va a vedere il Parma di tutta la stagione, il Parma è obiettivamente più forte delle altre squadre. Non c'è paragone, secondo me, tra il Parma e tutto il resto della Serie B. E direi che è abbastanza evidente. Il Parma, diciamo che l'unica cosa che ho visto io in tutto questo campionato è che non è mai riuscito a vincere una partita facile. Cioè, ha dei problemi, nonostante sia nettamente superiore. Forse l'unica partita che mi ricordo vinta con facilità, forse a Catanzaro, ma anche lì i primi 20 minuti, molta fatica, poi andò un po' tutto bene. Io non ricordo una partita vinta facile. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Parma sicuramente è superiore, però è una squadra che ha un po' di cali di tensione durante la partita. E non riesce mai a chiuderle, non riesce mai a uccidere le partite. È capitato che le ha vinte molte al 96esimo, e questo è un grande merito, un grandissimo merito che dimostra ancora di più le qualità di questa squadra, ma fa capire ancora di più i limiti. Se sei costretto spesso a vincere al 90esimo, al 96esimo, così vuol dire che qualche limite ce l'ha, e il Parma qualche limite obiettivamente l'ha avuto. Però grazie a Dio, le altre squadre non sono, secondo me, sono molto lontane dal Parma, questo ci ha aiutato a fare un campionato abbastanza in vetta, e la nostra qualità è nettamente superiore, dunque siamo riusciti a risolvere tante partite. Però credimi, cioè, noi quando giudichiamo il Parma oggi con suo Tirol 0-0, è tutto l'anno che praticamente fa partite buone, ma sempre un po' impiccate. Sempre, non c'è stata una partita semplice. Nicolò ci suggeriva Brescia, forse il giorno di Santo Stefano, però io dico adesso io faccio un discorso generale, logicamente ci sarà stata anche qualche partita, ma diciamo che 9 volte su 10 il Parma ha dovuto sempre sudarsela, nonostante secondo me arrivare nell'extra time a tirar fuori il coniglio dal cilindro come un mago. Sono tanti punti arrivati attorno al 90esimo, avevamo anche fatto dei conteggi nelle scorse settimane. Riguardo questo fa capire che hai della grande qualità, perché non è che è un caso che vinci al 90, 95esimo, al 100esimo tante volte, vuol dire che hai della qualità, ma vuol dire anche che tu ti porti per motivi che sono ti porti sempre lì all'ultimo secondo a cercare poi di tirare fuori la giocata, e questo secondo me è un limite di questa squadra. E non sempre poi si è in giornata di grazia. In parte questi temi li ha toccati anche Fabio Pecchia nel corso della sua conferenza. Allora, prima di lanciare il terzo tema di questa giornata, direi di ascoltarci un breve estratto, anzi un duplice estratto. Abbiamo fatto una clip unica della conferenza stampa post su Tirol Parma. Parla Fabio Pecchia. Ma noi prendiamo quello che ci dà il campo, il verdetto ovviamente, quello che noi, l'intenzione era quella di venire, come di venire a giocare per vincere, come abbiamo sempre fatto in casa o fuori. Sapevamo di affrontare una squadra tosta, scorbutica, fisica, che aveva anche forza nelle ripartenze. Noi tutto questo non gliel'abbiamo concesso, a parte l'ultima, su una palla inattiva. E grandissimo atteggiamento dei miei, per voglia, per fare, per di lavoro, chiaro, nella zona finale dove conta è il gol, il guizzo, la giocata di qualità, nonostante abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo trovare la via del gol, questo ci è mancato. Intanto due interventi importanti del portiere, bisogna fare i complimenti, poi una traversa, ma al di là di quelle situazioni ci sono state altre che potevamo cercare la via del tiro, e questo è, dico niente, lavorare
dar valore alle giocate che si fanno, perché quando poi si è chiusa molto il Sudtirol, molto bassi, spazi non ce n'erano, bisognava giocare in velocità, come l'abbiamo fatto anche sull'ultima giocata di Mann, e bisogna trovare anche la via del gol in altro modo. Ecco, anche Pecchia, insomma, ha parlato di questo problema intanto offensiva del Parma. Intanto non era mai capitato nel corso di questa stagione che per due gare di fila il Parma non segnasse nemmeno un gol. Bisogna tornare indietro di 13 mesi, vero Leo, per ritrovare un doppio zero alla voce dei gol fatti nel Parma di Pecchia. Se vogliamo vedere le due facce della medaglia, da un lato abbiamo la difesa, che non torna, anzi, che torna a non prendere gol, finalmente. Dall'altro, però, abbiamo un attacco che non segna, un pallone che non entra, non ne vuole sapere di entrare. Ci si è messa anche la traversa a salvare Poluzzi, che è stato bravo poi su un altro paio di occasioni su Mihail Eman. Però l'attacco del Parma, io partirei da qui con Matteo Volpi, Sandro Melli e Leonardo Gabelli. Innanzitutto abbiamo anche un contributo della nostra regia, il classico meme animato di giornata: quando la palla non entra c'è soltanto una cosa che si può gridare, quindi... Entra! Non entra! Entra! Non entra! Entra! Non penso proprio! È soltanto una cosa che si può fare, non penso proprio che possa entrare. Si ride anche, ringraziamo... In regia, ma tornando seri, problema in attacco, Sandro Melli, Matteo Volpi, dobbiamo preoccuparci o è soltanto una cosa passeggera? Ecco. Ma beh, ormai preoccuparsi direi che sarebbe anche troppo tardi, nel senso che manca 6 partite. I giocatori sono questi qua, nel senso che nessuno di questi qua mi sembra un attaccante che possa, diciamo, avere un curriculum a livello realizzativo importante. Sono tutti dei buoni giocatori, tutti dei buoni giocatori, però nessuno è quel giocatore che ti fa 20 gol. Né Mann, né Benedica, né Ciolak, né Charpentier, né Bonny, nessuno di questi qua, né Miaila. E dunque abbiamo avuto la fortuna e hanno avuto la bravura di farne un po' tutti. E questo sicuramente è stato positivo, però ecco, io credo che il prossimo anno, se andiamo in Serie A, lì c'è da fare una valutazione molto molto dettagliata, molto importante, prendere delle decisioni di un certo tipo, secondo me. Sul prossimo anno sulla Serie A ti chiedo tra poco, faccio un giro con Matteo e Leonardo, commentiamo l'attacco. C'era qualche spettatore da casa, così coinvolgiamo anche gli amici dei social. Simone scriveva: stiamo rischiando grosso, se subentra l'ansia è finita, perché i punti sono ancora tanti a disposizione. Sull'attacco, quello che dice Melli è vero, Matteo. Parma ha Mana 11 gol con 2 rigori, se non sbaglio, e Benedica che ne ha fatti 10 con 6 rigori. Cioè, anche questo è un dato indicativo e non ha ancora una punta, se vogliamo. Nella rivoluzione pecchiana di sabato si è incominciato con Charpentier, si è proseguito con Bonny e si è finito poi con Ciolak lì davanti. Ti faccio commentare l'attacco. Al tempo stesso abbiamo la difesa che torna a non prendere gol dopo tanto tempo, quindi siamo tutti piuttosto contenti di questo dato. È Ti faccio commentare. Allenatore. una coperta corta, nel senso che sicuramente nelle ultime partite il Parma crea meno occasioni da gol e magari insomma anche quando è stato inserito Ciolak bisognava cercarlo, secondo me cercare di servirlo in maniera diversa e Qui uno doveva. dei palloni alti che sono arrivati, immortalato dal nostro Lorenzo Cattani, che era bolzano, ci tengo a dirlo, avevamo il fotografo campo al gruppo. L'ultimo quarto d'ora con Cioli qui in campo aveva avuto diverse occasioni dove poteva mettere palla in mezzo e invece si è intestardito con dei dribbling, ha perso palla, abbiamo preso anche delle ripartenze. Lì secondo me il Parma deve lavorare in maniera diversa, in quelle partite sporche lì dove metti i centravanti tipo Ciola, magari in alcune partite anche insieme Ciola che Charpentier, secondo me bisogna cercare di buttare la palla là in mezzo, andare ad attaccare le seconde palle che escono e
provare di cercare la vittoria anche in maniera un po' meno pulita. Ecco, forse quello è l'unico appunto che si può fare, perché Ciola, che quando è salito, non, credo non abbia toccato la palla, ma perché non gli è arrivato un pallone giocabile. Sì, anch'io non ricordo un pallone toccato proprio da Colak nel corso di quei 20 minuti più recupero a sua disposizione. Che sarebbe stata una partita sporca, lo si sapeva fin da principio, quella contro il Succhirol. Leonardo, finiamo sull'attacco e poi ci concentriamo sulla difesa. Tu hai qualche assillo perché il Parma non ha segnato in queste due partite oppure. No, vabbè, qualche assillo, non lo so. Io posso dirvi che Entra. sono andato a vedere i dati e Ciolak ha toccato 5 palloni in 20 minuti più recupero di gioco. Quello in assoluto viene toccato, cioè significa un pallone ogni 4 minuti sostanzialmente. È vero che è stato servito male, Pagella, però, perché purtroppo non ha inciso. ma no, per l'amor del cielo, però Non per giustifica colpe anche il sue. fatto che. Giustifica anche il fatto, ma no, ma qua mica si parla di colpe, però giustifica anche il fatto che fra gli attaccanti c'è quello che gioca meno, perché è meno coinvolto, cioè fa fatica lui in un certo tipo di gioco a trovarsi bene. L'unica cosa che posso, anche Charpentier ha giocato così così, Bonini ha toccato lo stesso numero di palloni, giocando anche lui una ventina di minuti abbondanti, Charpentier ha giocato 65 circa. Per cui proprio quello che diceva Sandro, andiamo ripetendolo da un sacco di tempo. Il fenomeno, soprattutto in attacco, il Parma non ce l'ha, per cui hai bisogno sempre di fare qualcosa di importante per buttarla dentro, che sia una giocata individuale, che siano combinazioni rapide, anche se in realtà sono meno, secondo me, le giocate corali che hanno portato a segnare di quanto possiamo aspettarci, che ci rimangono molto negli occhi. Secondo me, se potessi, per dire una sciocchezza, insomma, da profano, sempre. Io porterei un uomo in più sulla tre quarti, proprio perché il Parma non trova con facilità questi cross, anche perché gioca con gli esterni a piedi invertito, Quindi cioè i cambiare terzini. posto? Ma no, non necessariamente, però spesso la tre quarti del Parma è vuota, un po' perché vuole liberarla per le incursioni di mano, un po' perché Somm, soprattutto quando gioca lui, va a giocare praticamente da seconda punta. Per Nabecu c'è il gioco, ma è l'unico, allora perché non provare ad alzare un giocatore in più, così si costringe anche la difesa avversaria a fare delle scelte, perché a quel punto lì devono decidere se uscire sull'uomo, che a quel punto è i tre quarti, oppure se stare coperti. Ma è una sciocchezza così per dire, no? A me sembra che la tre quarti sia vuota, ti aiuterebbe a portare un uomo in più lì anche a trovare Marco qualche combinazione. dice Leonardo che il Parma è diventato lento e prevedibile. Buttiamola lì questa osservazione. Torniamo a quei periodi non sospetti in cui si diceva se Mann non ti salta due uomini e la mette sotto l'incrocio o non fa una giocata a Bernabéu, fino ad allora era andato sostanzialmente tutto bene, anche perché c'era particolare brillantezza. Poi quando non segnava Mann hai trovato Mihaila, avevi ritrovato Benedita, che in un certo senso che ha fatto un altro un po' oscillante il rendimento di Benedita, come ci si può anche aspettare da un giovane che peraltro tecnicamente non fa, diciamo, della tecnica pura la sua arma principale. Adesso invece che tutti quanti sono in un momento di appannamento generale, è normale anche per una volta non segnare. Abbiamo però la cosa che non. Sì, Matteo, Matteo. No, magari qua si sta disquisendo su quello che potrebbe cambiare Pecchia tatticamente, però cioè, magari lui l'aveva preparato in un modo. Io tante volte sono anche è anche l'atteggiamento che i calciatori mettono nell'applicazione di quello che si va a preparare, perché io ad esempio vi faccio un esempio, io non mi spiego il primo tempo che ha giocato Somm sabato, cioè, e quindi c'è anche l'idea che poteva essere buona di far giocare Somm per provare a strappare con quelle caratteristiche che ha lui, poi vai in campo e giochi 45 minuti in maniera così poco reattiva e poco Abolici. e quindi salta. L'atteggiamento proprio di Somma. Non ti è piaciuto? Dice me, scusa? No, Sì. ma per atteggiamento, cioè, l'ho visto poco coinvolto, poco attento, poco propositivo. Cioè, non so, capisco che magari era un po' che non giocava, quindi, però sono professionisti quando sono chiamati a cominciare la partita dall'inizio. Insomma, una volta si diceva che bisogna mangiare l'erba, anche perché è un ragazzo. Posso fare una domanda? Io qua la faccio anche a Sandro, che è stato calciatore. Se alla fine di tutte le partite, il tuo che attenzione, loro interpretano un ruolo chiaramente, poi in spogliatoio si diranno cose diverse, eccetera, eccetera. Ma se alla fine di tutte le partite, comprese quelle in cui perdi e quelle in cui un pochettino stai,
il tuo allenatore usa più la carota che il bastone. Non rischia di deresponsabilizzare i giocatori rispetto alle loro prestazioni? Ma allora, non c'è una scienza esatta, non c'è una regola giusta o sbagliata, secondo me, nel gestire uno spogliatoio né pre-partita, né ancora di più, diciamo, nel post-partita. Dipende un po' che gruppo hai in mano, anche guardando la singola persona, se è un professionista che è giusto. Dargli in maniera decisa per fargli capire, per spronarlo, se invece magari è uno sensibile che ha bisogno invece più di parole, non dico di conforto, ma cercare di farci una chiacchierata. Cioè, siamo tutti diversi e dunque, secondo me, non esiste una regola o un'idea giusta o sbagliata. Devi capire quello che hai in mano, ecco, dunque. Io se mi davano troppo conto, per dirti, mi dava fastidio perché comunque ci andavo magari a litigare. Se trovavano la chiave giusta nel colloquio mi faceva più piacere, ecco. Invece c'era magari qualcheduno che amava più lo sconto, che gli piaceva proprio sentirsi anche che magari reagiva nel modo giusto. Sono dinamiche molto delicate, molto particolari, che ognuno di noi vive in modo diverso. E lì la bravura degli allenatori con il loro staff nel capire come approcciarsi sia nei momenti positivi, nelle vittorie, ma soprattutto ancora di più nelle sconfitte. Sandro, leggevo oggi un tuo post su Facebook relativo agli allenatori, occasione perfetta per approfondirlo in questa sede. Scrivevi: in Serie A ci sono tre allenatori di spessore, di rilievo, cioè non che gli altri siano scarsi, ma tre hanno quel quid in più, che sono Ranieri, Pioli e Gasperini. Qualora il Parma, facciamo questo Gasperini. gioco, e Gasperini, qualora il Parma dovesse essere in Serie A, ce lo auguriamo tutti, facciamo questo giochino qui. Mettiamo il Parma come 21ª squadra di Serie A, con Pecchia in panchina. Dove me lo collocheresti? In che categoria di allenatori? Cioè, questi sono tre fuori classe, diciamo così, no? Sì, allora, vabbè, come spesso succede, i post poi lasciano il tempo che trovano, sono frasi messe lì, pensieri, diciamo, a cui uno crede, però andrebbero anche spulciati in maniera viscerale. E diciamo che i social invece questo non te lo permettono. Però ti ringrazio la domanda. Perché ho scritto questo? Perché credo che le tre persone che ho citato, intanto sono parecchi anni che sono nel mondo del calcio in quel ruolo e credo che abbiano avuto sempre dei buoni risultati, sempre. È capitato raramente che questi tre allenatori abbiano sbagliato, come è capitato, ma perché sono anche loro umani, ma sono allenatori, secondo me, che hanno qualcosa in più. Ce ne sarebbero degli altri. Io non ho citato Inzaghi, Thiago Motta è sicuramente un allenatore rivelazione, ma questi tre qua mi danno l'idea di essere proprio una garanzia, se mi puoi passare il termine, una garanzia Sì. per qualsiasi obiettivo, che possa essere la salvezza, il raggiungimento dell'Europa o eventualmente qualcosa di più. Pecchia, io reputo che sia un ottimo allenatore, l'ha dimostrato, non credo abbia fatto ancora se l'ha fatta la Serie A. Credo che sia un allenatore di prospettiva e che potrà sicuramente dire la sua, e soltanto il futuro ci dirà. Com'è? L'ha fatta un anno Pecchia la Serie A con il Verona Non ti qualche sento. annetto fa. No, dico, forse ci abbiamo un ritardo con Ok, Sandro. Qualche sì, è anno vero, è fa vero, è Pecchia vero. fece la Serie A. Comunque, sì. Comunque è sicuramente un allenatore di livello. Dove collocarlo, ti dico la verità, oggi come oggi non saprei neanche dove collocarlo, perché comunque lui deve, secondo me, ancora dimostrare in Serie A. Però sembra come quei giovani talenti che è uno di cui uno si fida, sembra che abbia una potenziale carriera importante. Di questo qui, secondo me, dobbiamo esserne contenti. È un allenatore che non cambierei assolutamente per il prossimo anno, salvo poi cose straordinarie a cui dobbiamo affidarci, perché fino ad oggi direi che ha dimostrato di essere
uno sicuramente competente, voglioso, intanto ha una cosa positiva rispetto a tanti altri, ha un atteggiamento meraviglioso, che è una cosa che io adoro, che io adoro. Io ho citato tre allenatori, dei tre per dirti Gasperini è Un po' meno insopportabile, credo. positivo, mettiamole così. Gli altri due sono due signori. Pecca mi piace tantissimo perché ha un atteggiamento meraviglioso, cioè nel pre, post, durante la settimana si comporta sempre nel modo giusto ed è una cosa che io ammiro in Fabio. Sì, questo lo sottolineiamo. Come dice Sandro, è importante anche per portare la positività non solo all'interno del gruppo, poi anche in tutto l'ambiente, Parma e non solo. E poi magari anche da un sorriso in più o da una frase in più detta anche nel modo giusto, arrivano i risultati sul campo, magari arrivano quei clean sheet che il Parma non trovava da tempo. E qui ecco che abbiamo la grafica che ci fa vedere quali erano state le partite in cui il Parma aveva preso gol e cos'erano costate, fondamentalmente due sconfitte e due pareggi. Erano arrivati 14 gol subiti tra la 21esima e la 30esima giornata. Matteo Volpi, chiedo a te per primo, in qualità di allenatore, sembrava un'emorragia destinata a non chiudersi, considerando che poi ha rovinato un pochino anche l'aspetto delle statistiche, no? Che vediamo qui riepilogate, perché Parma ha preso 14 gol in questo arco temporale di 10 gare, e in totale ne ha subiti 32, di cui 20 fuori casa e in generale 17 nei primi tempi. Quello di Boltano è il decimo clean sheet collezionato da Cicci Zola, quindi diciamo anche questo che non l'abbiamo aggiunto. No, diciamo che il Parma è una squadra che va ad attaccare gli avversari molto alti, quindi sempre, questo lo fa quasi sempre in tutte le partite, quindi magari è una squadra che qualcosina rischia, può concedere qualche ripartenza, però insomma quest'anno ha raggiunto un equilibrio tra la fase difensiva e la fase offensiva che gli permette di avere una delle migliori difese del campionato, quindi insomma credo che il lavoro che sta facendo Pecchi a prima parte. E Sandro giustamente diceva anche a me quello che piace tantissimo di Pecchia, che non parla mai, non crea mai alibi alla squadra. Finita la partita non se la prende mai con l'arbitro, non parla mai degli avversari in maniera maleducata, cosa che invece molti suoi colleghi, a molti suoi colleghi piace parlare del Parma, che va là il Parma ha perso 3-0. Invece lui parla sempre della sua squadra, non parla mai male degli arbitri, parla sempre bene dei suoi giocatori. Pubblicamente, ma so che è uno che nello spogliatoio si fa sentire quando le cose non vanno bene, quindi credo che sia un giusto mix un allenatore difendere i giocatori pubblicamente, ma in privato, insomma, fargli notare gli errori che commettono. Ecco, io so che poi parla molto anche con i giocatori che non giocano mai e parte del, cioè, grande merito di quello del suo famoso tutti dentro. Credo che sia anche la sua capacità di tenere coinvolti, di parlare molto con i ragazzi, soprattutto con i giovani, è importante. Leonardo, Sandro, a chiudere sul discorso difesa e Pecchia. Io sulla difesa del Parma devo dire che secondo me come fase difensiva l'ha sempre fatta molto bene. Poi dopo, in realtà sui contropiedi, ho guardato i dati dopo la partita col Sudtirol, è la seconda squadra in Serie B che concede meno gol sui contropiedi perché difende bene, sempre bella coperta anche quando perde palla. È che in alcune situazioni, ripeto, non complessivamente perché la fase difensiva è fatta bene, alcune situazioni il Parma concede, vedi i calci piazzati, vedi alcune marcature in cui secondo me l'orientamento è più sulla palla che sull'uomo. E ogni tanto se lo perdono i due centrali, come è stata esplicativa la partita scorsa, esatto. Poi però dopo, ripeto, la fase difensiva la fa bene. Se il Sudtirol non è riuscito a scardinare in un qualche modo o a penetrare dentro queste crepe, sì, è merito del Parma, magari un pochettino anche il Sudtirol ci ha creduto meno rispetto ad altre partite. Sul valore di Pecchia, questo è indubbio, l'allenatore è una figura a tutto tondo, cioè noi ogni tanto facciamo i capricciosi, i bizzosi sulle tattiche, su certe cose, però al di là di questo, per tutto quanto che non, ciò che non concerne, secondo me, qualche vezzo tattico, Pecchi è assolutamente inappuntabile da questo punto di vista ed è anche un grande utilizzatore delle parole, si vede che è uno capace, tra l'altro che ha studiato, perché ha un background che non riguarda solo il calcio, insomma, Pecchi è uno
anche di cervello, mettiamola È così. uno che sa il fatto suo, dice Leonardo. Ah, e poi scusami, un'ultima cosa sulle rotazioni. È vero, le rotazioni pecchiane, però era da tempo, che non ne cambiava 6 degli 11 titolari, e tra l'altro spostandone 8. Per esempio, Del Prato, il centrale, penso non lo facesse dalla terza o quarta partita del girone d'andata. Aibono. La sua memoria non la faceva dalla sedicesima contro il Palermo, però ha Ah, giocato vedi. su quale in 4 o 5 occasioni, ecco, non... Per cui questa volta è stata un po' più pesante, più importante, diciamo, qualche cambio in formazione, per cui magari qualche strascico il Catanzaro l'aveva lasciato. Dai, facciamo un po' i maliziosi. Sandro, qui sulla difesa vogliamo fare i maliziosi oppure vogliamo anche ogni tanto così spezzare una freccia in favore di Cicizzola e compagni che sono tornati a collezionare un clean sheet che mancava da tempo e dà anche fiducia, immagino, al reparto arretrato portare a casa il proprio pane, no? Lo zero alla voce gol subiti. È anche vero che poi contro il Sud tiri in porta non ne sono arrivati, se non quella conclusione al 91esimo in contropiede che per poco beffa un po' tutti. Allora, il reparto della difesa è sicuramente dei 3 reparti quello, a mio avviso, più debole, il reparto che ha avuto più difficoltà quest'anno. Io cerco di parlare ormai in tutta la stagione, perché mancano solo 6 partite. È positivo il fatto che le ultime 2 partite non abbiamo preso gol, però facendo un'analisi un po' ampia, è il reparto più debole e che ha avuto più difficoltà. Il motivo qual è? Tanto sicuramente forse tecnico, nel senso che magari rispetto agli altri 2 reparti è quello, diciamo, a livello qualitativo meno importante. Poi è il modo di giocare di Pecchia. Pecchia ha un calcio abbastanza propositivo, molto propositivo. Spesso ha giocato con 4 attaccanti, con soltanto 2 centrocampisti, diciamo, a difendere in fase difensiva. E logicamente, se già ho un po' di lacune in più, tra virgolette, il tuo calcio è un calcio che è molto propositivo, io vado in grossa difficoltà. Però è il suo modo di pensare, il suo modo di concepire il calcio, e lo farà così anche il prossimo anno, come è giusto che sia. Lì dovrà essere brava, secondo me, la società, come il discorso dell'attaccante, fare delle valutazioni molto importanti, perché, ripeto, non affronti, con tutto rispetto, adesso non so, Casiraghi del Sud Tirolo, affronterai Leao, affronterai Martinez, cioè, affronterai dei giocatori che devi assolutamente fare in modo che la difesa sia sicuramente un po' più solida, ecco. Beh, guarda, Vedo. casca a fagiolo questa riproposizione della foto che abbiamo messo poco fa in sovraimpressione, quella di Estevez. Tu parlavi, Sandro, della protezione che viene data alla difesa. Spesso ruota uno dei due elementi, a volte anche tutti e due. A Bolzano ci ricordava prima Matteo Volpi, ha giocato Cyprien. Estevez, se non altro, è il punto fermo del centrocampo, ecco, non dico della squadra, però del centrocampo. So che il nostro Carletto in regia gli ha dedicato anche un meme, ecco, perfetto, a chiamata. E abbiamo scoperto che in America Latina il nome Nahuel, e non è uno scherzo questo, vuol dire giaguaro. Ecco, ispanicizzato il nome Nahuel riporta al significato del giaguaro. Quindi, nome nomen, verrebbe da dire, Sandro, c'è cioè, un giocatore Estevez. Anche grintoso e famelico di rubare i palloni come lo sono i giaguari, come sono i felini di grossa taglia, mettiamola così. No, ma anche lui è un giocatore sicuramente che la fase difensiva la fa bene, ma se uno va a vedere, spesso lo troviamo al limite dell'area, che è in fase di conclusione, cioè dunque è propenso, probabilmente perché è il modo di giocare di Pecchia, a fare anche la fase offensiva, di trovarsi molto alto. E quando ti trovi così, spazi dietro, se vieni saltato, ce ne sono. Dunque il Parma ha sicuramente, sotto questo aspetto, ha delle difficoltà, è una coperta un po' troppo corta, però ripeto, è andata bene, nel senso che ha avuto ragione Pecchia ad oggi, perché tutto sommato le scelte di Pecchia sono state fino adesso azzeccate, ed è bene così. Cioè, abbiamo preso qualche gol in più, bene, l'importante è che però
siamo arrivati dove siamo, cioè praticamente siamo a 6 giornate alla fine, primi in classifica con un buon vantaggio. Dunque direi che il discorso non fa la piega, nel senso va benissimo. Quindi, il prossimo anno, però, come abbiamo detto all'inizio, essendo che non possiamo essere noi a decidere spesso le partite, ma avremo squadre più forti, lì dovremo valutare come muoverci. Però sono talmente tranquillo perché siamo in mano a delle persone competenti. Io non sono preoccupato, ecco. Adesso però vi devo anche lasciare perché allora abbiamo uno che esce e uno che entra, perché la regia mi ha fatto il segno del campanello. Abbiamo un ospite, te lo faccio salutare, Luca Piazzi, ex responsabile del settore giovanile del Parma Calcio, direttamente da Chiesa. Ciao Sandro. Ciao Luca. Buonasera. Ciao. Vi faccio salutare prima che Sandro esca e Luca ci tenga compagnia per questi ultimi 10 minuti. Intanto salutatevi pure. Ciao, ciao, no, saluto Luca, saluto te Lorenzo, saluto Matteo e Leonardo, grazie per la chiacchierata, sempre piacevole. E scusate un po' il disagio, ma è stata una giornata un po' così. L'abbiamo detto, il papà è il lavoro che impegna di più. Ti ringraziamo per essere stato qui in nostra compagnia in questa oretta, Sandro. Ci rivediamo allo stadio e grazie e buon proseguimento. Ringraziamo ancora Sandro Melli. A presto Sandro, fatto ancora. Grazie, ciao. E noi finiamo la puntata allora in compagnia di Luca Piazzi, che ritrovo con piacere. Intanto direttore, che cosa ci fa Coverciano? Niente, mi sono iscritto al corso UEFA Pro e quindi ero qui che stavo facendo il corso di allenatore UEFA, insomma quello professionista. Ero libero sto periodo e quindi ne ho approfittato, dai, ho ammazzato un po' il tempo con un corso. Certo, perché privarsi di questa possibilità? Quindi non escludiamo un futuro da allenatore? No, era un po' per migliorare alcune competenze, conoscere un po' di gente, stare insieme a un po' di gente, ma no, l'idea è di quella di continuare a fare il dirigente comunque. Lo diciamo, non è più... il direttore sportivo delle Dolomiti Bellunesi, Luca Piazzi, da un paio di mesetti, se non vado errato, però chissà che in futuro non si riproponga l'occasione di rivedersi anche in un territorio un po' più vicino rispetto ai chilometri che ci separano. Mai dire mai. Ma intanto Luca Piazzi ha visto il Parma da vicino allo Stadio Druso di Bolzano sabato pomeriggio, qui direttore nel nostro tavolo abbiamo discusso di tante cose. Partirei da uno degli ultimi argomenti che volevo aprire adesso, in chiusura di trasmissione, poi magari faremo anche una summa finale con Luca Piazzi. Il tema che ora tanti tifosi si pongono è il Parma, che sembra in versione calante, sta subendo un calo fisico o è un calo psicologico dettato anche dai motivi della classifica di cui si parlava in precedenza. Luca Piazzi come l'ha vista da vicino la squadra di Pecchia? Un po' col freno a mano tirato? Un po' calcolatrice, però dai, in questa fase di campionato credo che ci sta, dai. Mi dava l'impressione che nessuna delle due squadre voglia soprattutto perdere più che vincere, no? Non voglia perdere più che voglia vincere, quindi li ho visti così, soprattutto il secondo tempo. Però comunque io credo che il punto a Bolzano non è male, la Cremonese aveva perso e era un campo difficile, muovere la classifica in questo momento è importante, secondo me domenica hanno un mezzo match point, perché vincere con lo Spezia credo che potrebbe essere qualcosa anche di decisivo, e quindi io la vedo positivamente, anche se mi aspettavo una partita sinceramente più spettacolare, però dopo, insomma, vista la classifica poteva starci questo pareggio. Direttore, prima abbiamo commentato i tanti cambi di Pecchia, allora ripropongo anche a lei la grafica che abbiamo messo prima in sovraimpressione con tutti gli spostamenti fatti dal mister, visto che si diceva che ci si attendeva una gara un po' più spettacolare, quanto hanno inciso questi 7-8 cambiamenti? C'erano 6 volti nuovi rispetto al Catanzaro, quelli che avevano iniziato col Catanzaro li abbiamo evidenziati in rosso,
e, ovvero del Prato a destra, con Circati, sì, Valenti, insomma tanti cambiamenti. Ma sinceramente io penso che Pecchia sia molto bravo dal punto di vista strategico nella gestione dei giocatori. A questo punto della stagione io penso che il grande problema, non, almeno del Parma, non è una, credo, una crisi fisica, perché li ho visti fisicamente bene, ma una situazione magari alla classifica, al lavoro, al gioco. E io penso che cambiare e dare delle scosse in questo momento qua, in una partita che poteva diventare una partita tattica come l'è stata, può avere un senso. Quindi io credo molto nelle capacità di Pecchia nell'utilizzare dei momenti per gestire al meglio la squadra. E quindi non credo che sia una scelta sbagliata. Poi è chiaro che sarà il tempo a dire se era sbagliato o no, però credo che in questo momento abbia mosso qualcosa con delle scelte di questo tipo. Quindi tutto sommato, dice Luca Piazzi, il punto che è stato strappato a Bolzano, al momento, allo stato attuale delle cose, ci può stare, e il Parma è sembrato un Parma un po' calcolatore. Voglio sapere anche da Matteo Volpi, mister, e dalla nostra firma Leonardo Gabelli, una risposta a quello che ci ha detto il direttore qui. Parma calcolatore, è il momento giusto per fare i calcoli? Matteo? Beh sì, sicuramente, come dice il direttore, che saluto, insomma anche il secondo tempo, anche se ha inserito giocatori offensivi, ha badato molto all'equilibrio e a cercare di non perdere la partita, perché insomma perdere sabato sarebbe stato pesante dopo la sconfitta con il Catanzaro. E sono momenti dove bisogna essere anche intelligenti, non andare tutti insomma trascinati dall'euforia a provare a vincere in maniera poco equilibrata, e insomma secondo me sta portando la nave in porto, ecco. Leonardo, a seguire. Sì, beh, comunque Ubi Maior Minor Cesat, per cui mi trovo d'accordo con tutto. E se i calcoli siano stati fatti prima o durante, l'unico mio dubbio, io penso che con l'andare della partita abbiano pensato a quel punto lì, effettivamente, visto che ormai la prova è vicino, di non combinare guai, mettiamola così. Però l'intento è sempre comunque quello, come diceva anche Matteo, con i cambi fatti è sempre quello di provare a vincerla in maniera prudente e prudenziale, anche perché secondo me fa parte di quel percorso che Pecchia sotto tra le righe ci ha sempre detto, quel percorso di maturazione, cioè di arrivare a maturità con una squadra che ancora non l'è. E allora in questo tipo di partite è meglio conservare il pareggio che non prenderle, in un certo senso. Meglio non prenderle, anche perché appunto, come ci suggerisce l'ultimo titoletto dell'ultimo capitolo da affrontare quest'oggi insieme, il vantaggio soprattutto sul terzo posto resta ampio e rassicurante. Il Parma ancora un margine di 3 partite, perché ha 7 punti sul terzo posto, e quindi meglio non perdere. Dietro corre solo il Como, la Cremonese si è già concessa un paio di passi falsi, il Venezia ieri non ha vinto ad Ascoli, e insomma questi calcoli a tutti voi se si possono fare, perché le alternative, l'antagonista, il Parma più di tanto non spaventano, oppure se diamo un'occhiata anche al calendario scopriamo che la prossima giornata il Parma sì lo Spezia, che non perde da 5 partite, ma è altrettanto vero che il Como gioca col Bari, che è messo abbastanza male, e la Cremonese se la vedrà con la Ternana, che è in piena zona playout, e il Venezia invece ha una partita un po' diversa contro il Brescia. Partendo dal direttore Luca Piazzi, c'è da essere ottimisti perché forse la concorrenza era più alta l'anno scorso, oppure anche il calendario già dalla prossima partita ci dirà che il Parma non può più permettersi delle fermate? Ma non può più permettersi, no, io penso che se fa 4 punti in queste prossime partite, insomma, il Parma sarà promosso, e quindi credo che sia un traguardo assolutamente alla sua portata. Come hai detto te, soltanto il Como mi sembra che abbia una buona marcia e che possa fare un filotto, ma le altre sinceramente la vedo difficile. E quindi io sono assolutamente fiducioso, insomma, sono fiducioso anche sul lavoro di Pecchia, sul come ha gestito finora la squadra, sulla rosa, sulla società. Insomma, io penso che
sull'ambiente che è estremamente positivo. Ho visto un pubblico che ha spinto forte il Parma, anche domenica Bolzano, quindi io non posso che essere positivo riguardo al futuro del Parma. E intanto preallerto, Leonardo e Matteo, se hanno qualche curiosità per il nostro super ospite da potergli poi girare in un giro successivo. Intanto però vi faccio rispondere su questa corsa a 4 verso la Serie A. Insomma, tutte hanno un po' il braccino. Abbiamo fatto una trasmissione in cui abbiamo detto che il Parma ha pareggiato senza gol, è già la seconda partita che non segna. Ultima fermata era il titolo di quest'oggi, però le altre effettivamente non è che stiano correndo così tanto, Matteo. Sì, no, ma poi sai, io penso sempre meglio nella condizione psicologica di essere davanti piuttosto che rincorrere e non poter sbagliare niente, anche perché la Serie B è un campionato dove anche le squadre, diciamo, di livello ambizioso vanno a giocare partite contro squadre che magari devono salvarsi e non è mai facile su campi molto complicati. Vediamo cosa ha fatto ieri il Venezia, insomma, che ha pareggiato, quindi non è così semplice il campionato di Serie B. È davvero un vantaggio, perché noi dobbiamo considerare il vantaggio di 7 punti, perché le prime due vanno su direttamente, cioè anche se dovessi malauguratamente arrivare al secondo, cioè, vuol dire, non è l'importante è raggiungere l'obiettivo, che è quello della promozione in Serie A, secondo me. Quindi bisogna essere tutti focalizzati su quello che è l'obiettivo importante. Leonardo, sul Venezia, il Como e la Cremonese che inseguono? Allora, ti dico, il Como è lì ed è quella che sta performando un po' di più, secondo me non per caso, perché rispetto alle altre è quella che cerca di proporre un gioco un pochettino più diverso, un pochettino più, diciamo, offensivo. E il Venezia secondo me ha assorbito male la cessione di Jonsen, perché da quel momento lì in poi, dopo il mercato, ha cominciato a perdere qualche colpo, nonostante secondo me abbia i giocatori più interessanti dopo il Parma di tutta la Serie B. E la rosa però complessivamente non è così attrezzata come invece quella della Cremonese, che mi ricorda un po' il Parma dell'anno scorso. Grossi nomi, però poi nel momento decisivo ha perso qualche colpo di troppo. Detto ciò, il turno prossimo, secondo me, la partita più difficile ce l'ha il Parma, che va a giocare contro uno Spezia che già ce l'ha resa ostica all'andata, e soprattutto per vicissitudini societarie alla fine ha una classifica che però la rosa non merita. Lo Spezia non è una cattiva squadra. Poi tra l'altro che sta anche risollevando con... Sta risollevando. Anche se l'ultimo parere contro più di sconfitta, non bisogna guardare le altre, ci scrive Vito su YouTube, si vince sui dettagli, sul momento della partita stessa, il Catanzaro va pareggiato, ma un millimetro di fuorigioco gli ha negato il gol, peraltro con assist del portiere Fulignati, sarebbe stato meraviglioso. Siamo praticamente giunti in diretta, in dirittura d'arrivo, però avevo detto a Matteo e Leonardo, qualora avessero qualche curiosità da rivolgere a Luca Piazzi, che poi un'ultima domanda gliela faccio anch'io. Direi, Leonardo, se sei pronto, se hai qualche curiosità, o Matteo il primo che, altrimenti io a Luca Piazzi una domandina su Circati gliela farei, che è stato un po' il suo scopritore, direttore. Adesso questo giocatore è pronto per la Serie A, è pronto anche per le nazionali. Mi piace, sì, in effetti, dai, Circati, secondo me, dai, non serviva tanto scoprirlo, noi l'abbiamo visto e come l'abbiamo visto. No, Cesare quel che è di Cesare, diamo a Piazzi quel che è di Piazzi, ecco. Ah, io mi ricordo le parole del direttore qualche anno fa, se non sbaglio, su Balog, che lui credo stimasse molto quando è stato preso, e effettivamente il tempo sta dando ragione a quelle che erano le sue valutazioni. Sì, ma io obiettivamente credo che il Parma abbia due giocatori che potenzialmente potranno fare la Serie A. Adesso dire che potranno farla assieme già dal prossimo anno, insomma, mi sembra un po' diciamo prematuro, e quindi io mi auguro che il Parma prenda un difensore centrale di categoria forte per metterlo assieme a loro due. Però io credo che loro due siano due giocatori diversi, perché diciamo che Balog magari è un giocatore che è più bravo ed ha più personalità magari nel guidare la difesa, nel costruire il gioco,
Circati a me piace molto perché è un difensore che è molto forte sull'uomo, è determinato, è cattivo, è sempre nel livello mentale altissimo, insomma, quindi sono due giocatori che comunque io li vedo assolutamente di prospettiva e anche di un valore che è già abbastanza alto già in questo momento, quindi penso che giocatori da 3-4 milioni di euro. Per due giovani che stanno facendo la Serie B è un prezzo alto e soprattutto ragionevole e non sparato, come spesso gonfiano i rumors di mercato, ma ovviamente bisogna tener conto della categoria. Certo che il direttore durante i suoi anni di Parma dei giovani sono usciti, ecco. Ora tutti quelli che si affacciano adesso alla prima squadra sono quelli che aveva cresciuto Luca Piazzi durante la sua permanenza nel settore giovanile. Lo stesso Camarà, che era arrivato in collaborazione col quasi omonimo Pizzi, poi è stato cresciuto sotto comunque le vostre direttive, e anche Bonny l'anno scorso, due anni fa, aveva iniziato nella primavera, no? Sì, ti dirò che è un peccato che il Parma non ha mantenuto la proprietà di Artistico, perché credo che quello possa essere un giocatore che può diventare diciamo un Pavoletti, no? Però poi quest'anno hanno fatto una scelta un po' strana lasciandolo libero, e che mi ha stupito, perché in questo momento Francavilla è uno dei migliori attaccanti della Serie C ed è un 2002, però insomma lo stesso Vallica al Trento, anche se non sta facendo molto bene, credo sia un giocatore interessante, come Rinaldi all'Olbia, insomma, quindi giocatori che il Parma ha in prestito ma che ritengo molto interessanti dei giovani di prospettiva. Hai fatto bene, direttore, a ricordare anche questi altri profili che sono sempre di proprietà del Parma e che stanno maturando tanta esperienza in Lega Pro, in Serie C. Leonardo, Matteo, se avete proprio una curiosità flash, perché siamo, come mi ha segnalato la regia, siamo un po' agli sgoccioli, altrimenti dovremmo mandare la sigla. E direttore, noi la riaspettiamo a Parma, ogni tanto so che viene a vedere i crociati allo stadio, quindi speriamo che ci sia presto occasione di farlo. Io vi ringrazio, un abbraccio, insomma, sempre sicuramente un grande ricordo di tutto l'ambiente, quindi sono stato contento di intervenire. E noi siamo stati contenti di averla avuta ospite, in bocca al lupo per il corso da allenatore a questo punto, quindi quando ci rivedremo la chiameremo anche mister. Ci saluti Mario Beretta, se è lui che tiene i corsi. E niente, siamo arrivati in dirittura d'arrivo, cari amici da casa, cari ospiti. Questa puntata di Parma Talk, la 24esima stagionale, si esaurisce qui. Io vi rinnovo l'appuntamento per settimana prossima. Ringrazio Leonardo Gabelli e Matteo Polti per loro. Ci ritroveremo settimana prossima, come dicevo, lunedì, come sempre, all'ora 18. Grazie Leonardo, grazie Matteo. A presto. Sigla. Addio.